Una prova tutto cuore e anche di qualità non è sufficiente all'Aquila per interrompere il cammino della capolista materica. La squadra di Battistini ancora una volta ha onorato pienamente l'impegno nonostante i problemi societari, ma il Matelica si conferma squadra leader del raggruppamento con giocatori capaci di fare la differenza al momento giusto. Squalificato il tecnico matericese Tiozzo, espulso a Francavilla, in panchina il vice Ortolani. Nel collaudato 4-2-3-1 del Matelica due sono le novità rispetto all'11 del Valleanzuca. Ci sono Angelilli e Gerevini al posto di Dappolonia e Malagò. Nell'Aquila, accompagnata da una trentina di tifosi, assenti Padovani e Boucher, Di Paolo in panca. Tre innesti rispetto alla squadra antirecanatese, Esposito, Ibeil, rientrante, Boldrini, ex della gara, al pari di Bogio. L'inizio dell'Aquila è prudente, il Matelica studia gli avversari e inizia una pressione che viene coronata dalla rete del solito Magrassi, che svette imperiosamente sul cross di Tonelli e schiaccia prendendo in controtempo Farroni. Gol numero 8 del centravanti del Matelica. Timida risposta aquilana con Ruci al 18esimo. 21esimo Gerevini verticalizza per Angelilli che non aggancia davanti a Farroni. L'Aquila si sveglia dalla mezz'ora grazie ai suoi giocatori migliori, Valenti in serpentina, ma tiro respinto. Il Matelica perde il controllo della gara al 31esimo su corner di Valenti, Cafiero sfiora il pareggio. Tutto facile per Farroni sul sinistro di Gabbianelli. Poi l'Aquila ancora pericolosa con un difensore. 35esimo traversone di Boldrini per la torsione di Pupeschi a fil di palo. Prima dell'intervallo sventola da lontanissimo di Ruci e plastico volo di Cherezovic in angolo. La ripresa si apre con Sieno per Marra da una parte, da Polonia per l'infortunato Angelilli dall'altra e soprattutto con quel pareggio che l'Aquila aveva sfiorato e che trova dopo tre giri di lancetta. Se lo inventa Ibe, discesa potente, sinistro irresistibile, imprendibile per Cherezovic. Primo gol in rosso-blu per l'attaccante nigeriano arrivato dalla Cremonese. La partita si fa bella perché il Matelica rivuole il vantaggio, ma l'Aquila è temibile di rimessa, come quando Ruci sventaglia per Valenti che tira centralmente. L'Aquila è ben disposta e allora il Matelica si affida al talento di Gabbianelli, siluro dal limite al 20esimo alzato da Farroni. Sugli sviluppi del corner ancora Gabbianelli, cross col contagiri per Dappolonia che incorna, porta vuota, il gol del vantaggio del Matelica. La rete stavolta è una piccola mazzata per l'Aquila. Battistini rende l'assetto più offensivo con l'innesto di Fabrizi e dopo un brivido in area rosso-blu sventa Cafiero. Proprio Fabrizi si fionda sul cross di Valenti ma ostacolato non dà forza. Il finale aquilano è generoso ma le speranze di parità si infrangono sulle punizioni calciate in barriera da Valenti e Boldrini, tutte e due in pieno recupero. Rossoblu KO con l'onore delle armi mentre la marcia del Matelica prosegue spedita. Battistini, finale con qualche puntino su lui che ha voluto mettere su qualche situazione un po' anomala? Beh no, quella è soltanto una questione di regole, non è una questione di... Quando io sono squalificato non entro neanche in uno spogliatoio, quindi questo è il mio, non è il mio punto di vista, è il punto di vista delle regole. Ma detto questo non è importante, è importante nel calcio quando perdi non coglioni si dice, nel senso che purtroppo chi vince ha ragione, quindi hanno ragione chi porta a casa i tre punti, nonostante credo che l'Aquila abbia fatto una prestazione importante oggi a Matelica contro un grosso Matelica, un Matelica organizzato, strutturato, un Matelica con tantissimi giocatori, ne leva uno, ne mette un altro, non cambia niente, anzi forse migliora. E detto questo la prestazione soddisfa, il risultato assolutamente no. L'ultima mister ha detto in conferenza riferimento anche al suo primo stipendio che deve ancora arrivare, speriamo che intanto cambino le cose perché ci avviciniamo a questa sorta di scadenza. Sì, evidente che noi abbiamo bisogno di una società, evidente abbiamo bisogno di poter lavorare con tranquillità, cioè quantomeno essere sicuri del nostro futuro, perché la cosa più difficile è quella di lavorare senza un futuro, soprattutto questi ragazzi che sono straordinari, che hanno l'opportunità a mio parere di fare bene in questi campionati anche in categorie superiori. Presidente, una vittoria sofferta contro una squadra forte come l'Aquila, prosegue la marcia spedita del Matelica? Ma in settimana avevo parlato sia col mister che col direttore, si sapeva che era una partita difficile, però credo che Matelica oggi abbia dimostrato veramente il suo valore, quindi sicuramente una bella partita, sicuramente complimenti all'Aquila, ma sicuramente complimenti anche al Matelica. Tante stagioni importanti, ma in questo caso sembra che Matelica abbia trovato la chiave di volta per tenere la leadership del girone. Oddio, io me lo auguro che continuino così perché ci sono tutte le condizioni per farlo, e i ragazzi stanno bene, si stanno comportando molto bene sia fuori che dentro il campo e non vedo un motivo per cui possa cambiare qualcosa. Ovviamente il pallone è rotondo, bisogna sempre cercare di stare molto attenti e di sfruttare il momento proficuo che stiamo avendo in questo momento. Mi perdoni la battuta, Matelica va come una Ferrari per ora e va bene.
Sì, ok, però bisogna sempre comunque stare molto attenti e cercare sempre di tenerla con il tagliando fatto e che continui a correre.